Il rapporto della Confesercenti con la Moretta è un rapporto che data da diverso tempo e ora comunque si formalizza con una nuova iniziativa ancora più coinvolgente per quanto riguarda gli esercizi pubblici fanesi. È un rilancio di un percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno all'interno del Festival del Brodetto, dove abbiamo deciso di promuovere un'altra tipicità locale che è proprio la Moretta fanese. L'abbiamo fatta costituendo un circuito della Moretta, dove ben 20 attività hanno deciso di sposare questo progetto, e l'abbiamo promosso con della pubblicità, con la classica brochure informativa, ma con una novità: il totem, che veniva posizionato davanti all'attività stessa ed era identificativo per quell'attività, perché il turista, passando lì davanti, aveva immediatamente la percezione che in quel locale poteva comunque assaggiare una tipicità locale che era la Moretta. Ha funzionato benissimo, perché le statistiche ci parlano di un più 40% di Morette somministrate in quel periodo lì. L'abbiamo rilanciato a fine anno all'interno delle manifestazioni natalizie, ma l'abbiamo rilanciato con ancora più forza questo anno, nel 2024. Infatti quest'anno la promozione andrà dal Ferragosto fino al 31/12 del 2024. Anche qua la risposta degli esercenti è stata buona, perché già ad oggi abbiamo più di 20 attività che hanno deciso di condividere questo percorso. La promozione la faremo come lo scorso anno attraverso le brochure informative, e la faremo attraverso i soliti totem che hanno avuto un grande successo. Ma la novità vera e propria è che utilizzeremo una web app, quindi abbiamo deciso di digitalizzare questo percorso di promozione. All'interno dei totem informativi e delle brochure ci sarà un QR code. Inquadrando quel QR code, il visitatore verrà dirottato in una pagina internet, e in questa pagina internet sarà interamente dedicata alla Moretta fanese, ricostruendo la storia, la tradizione, quello che la Moretta ha rappresentato per Fano e i fanesi. E le attività aderenti al progetto avranno una visibilità, perché all'interno di questa mappa iterativa il visitatore potrà individuare il bar o il ristorante di riferimento. Cliccandoci sopra verrà dirottato a sua volta nella pagina di quel ristorante, che avrà modo in qualche maniera di avere anche una vetrina virtuale. Quindi ecco, un contenitore digitale, un progetto nuovo in piena espansione. Quindi nei mesi successivi verrà implementato, verrà strutturato nel migliore dei modi, però noi riteniamo che questa veramente sia la via giusta da seguire per poi promuovere il territorio. La formula della Moretta è classica, però ciascuno la interpreta un po' a modo suo. I turisti fanesi, andando posto per posto in questo circuito, potranno trovare una Moretta un po' diversa. Assolutamente sì, perché partendo da una ricetta più o meno standard, poi ogni addetto alla somministrazione comunque tende a personalizzare la ricetta, no? A renderla in qualche modo unico, quindi ricette una diversa dall'altra, delle quali non sapremo mai veramente quali sono gli ingredienti, i giusti dosaggi, perché poi ognuno è custode della propria preparazione, della propria Moretta. Però in questo modo il visitatore avrà la possibilità di degustare più Morette personalizzate di volta in volta, tant'è che l'esperienza ci insegna che ad oggi sono nate anche dei prodotti collaterali alla degustazione del bicchierino di Moretta stesso, perché poi ho visto che l'anno scorso sono andate molto bene delle bottiglie di preparato di Moretta. Quindi il visitatore che si reca a Fano, oltre a degustare la Moretta, ha anche la possibilità di portarsi a casa un souvenir, un carattere distintivo del territorio. Quindi la Moretta sì, ma la Moretta fa parte anche di una promozione più ampia. La promozione deve essere di Fano e del proprio territorio. La Moretta.